Hey yo, what's good everyone? Benvenuti nel mio canale, questo è Mauro e oggi faremo una nuova reaction al Mike Tyson 2017. Abbiamo ancora gli ottavi di finale, cercheremo di farli tutti, non vi preoccupate, non vi preoccupate. Questo è il turno 6, abbiamo il Tullo contro Raven e sappiamo già che Raven ha vinto. Perché ho reagito a Shane contro Raven, però vabbè, fa niente, dobbiamo vedercele tutte, dobbiamo vedere quanto hanno spaccato questi due, perché Tullo è sempre richiesto e so che spacca sicuramente. Quindi, senza troppo parlare, adesso andiamo subito a vedercela, alziamo il volume e via. Yeah, regia, tutto a posto, benissimo. Un minuto a testa, il primo a partire è Tullo. 3, 2, 1, fuori! Parte Tullo fisico tipo teoria dei quanti. Un po' di casino raga oppure non andiamo avanti. Capisci che Tullo quando rappa dopo ti umilia. Stasera mi autocelebro il Veneto contro la Sicilia. Alla fine improvvisiamo, ammazzo questo scarso e dopo arriva il commissario Montalbano. Yeah, Tullo non va a cappella, ti Bella. dico bella. Parli come uno spastico, come Cattarella. Yeah, vieni da Cittadella Reale, senti la brezza. Muori annegato come Bastianazzo ad Aci Trezza. Tullo contro la Crinati, è una Mamma mia. mafia. Quando faccio questa roba la chakra pra chakra capra tipo a Sumatra, tra chi Oh mio ladra ladra, Dio. quando tu lo rappa il mio mantra rappa sacra. Ci siamo, la forza che Mamma massacra e mia. che pesta, la metrica è pazzesca, rima dantesca, poesia tipo scuola siciliana, la metrica è intrecciata ma è sempre improvvisata, capisci che lo faccio in queste sere, i siciliani vengono in Veneto e imparano a bere. Yeah, compare ma com'è? Mangio da mio fratello pugliese, mangio più di te. Mi esaltavo da piccolo con le rime di capa. Tullo Veneto, ma mangia pasta alle cime di rapa. Vai, 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 vai. Che minuto, mamma mia. Raven, it's your turn, man. 3, 2, 1, vai! Yo, scoppi come una bolla. Ti metto il cazzo in bocca e dopo fai il testimonial della mia sborra. Ogni volta te lo faccio e ti levi davanti. Chiudo rime sul calcio con tutti i santi cazzorla. Adesso stai attento, non voglio che ti distrai. Stai per finire nelle peggiori smerdate del freestyle. Questa non è la tua sconfitta. È un pesce d'aprile in cui credi di vincere, ripreso con il fisheye. Yo, è normale che non l'hai capito. Ogni volta questo scarso non so come c'è finito. Davvero sei uno zingaro. Ti metto faccia all'angolo. Dentro l'angolo, rotture della Lidl. E ancora che continua. Raven porta questa storia e tu davvero mettila. Come cazzo ti pare regolare che ti vengo a smolecolare pure se mi vuoi clonare questa metrica? Ti vado in Mamma mia. fibrillazione, porto questa roba, tu lo vedi che non spacco. Sembri Luca Toni che si mangia i bucatoni, dopodiché muore dentro un cazzo di attacco di cuore. Lo capisci Mamma all'inverso, ogni mia. volta te lo faccio, questo stronzo sfasa. Per questo queste rime te le faccio da un quasar. Io non ti rompo come Ibrahimovic, ma torni a casa con il gesso. Mai, Provi ad ascoltare più di 5 minuti di fila Raven, ti viene error 404 delle medie. Brain not found, definitely. Allora, io invece voglio essere un po' stronzo con voi e dico che voglio un po' più di sangue da parte vostra. Non ho visto abbastanza cattiveria. We want the blood. Dateci dentro, vi voglio vedere incazzati come mai. Allora. È partito Tullo, adesso parte Raven e chiude Tullo. Il sangue al mio tre. Uno, due, tre! Yo, Nicolino vuole il sangue, ma versi velenosi. Sono sempre più spessi, tu dici che sono pericolosi. Davvero in freestyle dici che non mi temi. Sei in un mare di problemi, anneghi il bagnino all'alitosi. Ma arriva l'alitosi, non la cirrosi. Quando sfido questi rapper alla fine sul palco sono penosi. Vuoi fare true detective come Woody Allerson? Finisci male come in un triangolo con Woody Allen e Allen Iverson. L'hai chiusa fuori tempo, lascia stare. Ogni volta ti faccio la manita con la mano di Satana. Va a finire che caschi dentro una pena infernale. Guarda caso, stai succhiando il pene di Satana. Sì, ma alla fine batto ogni regola. Tu fai la mano di Dio di Maradona, ma ti chiami Muzio Scevola. Capisci quale Mamma venere? mia. Cammino sulla testa di sti rapper come Cesare. Yo, è così che fa sta roba, non ti aggrada. Mi fai una sequela di seghe con la mano della famiglia Adams. Ogni volta te lo faccio e non funziona. Vuoi la sfida? Uso la manita del Barcellona. La manita del Marcellona, ma prendi rischi. Quale true skills? Mi fista, se la prendi il fisting. Capisci che ti batto,
ma stasera con il fistic ci entro con tutto il braccio. Tutto il braccio, è normale che mi consolo. Porto questa merda, davvero riconosci che non sforo. Ho le palle piene, sei stato licenziato dalla banca del seme perché bevevi al lavoro. Ma questo qui è solo... Ecco come ha vinto, ecco come ha vinto. No, questa no. Guarda. Aspetta, torniamo indietro soltanto per vedere la reazione di Kuma. Questa è una droga, questa sono quelle barre che le fai e hai vinto il freestyle. Queste sono quelle barre che fai e hai vinto il freestyle. Niente da dire. Solo, porto questa merda, davvero riconosci che non sforo. Ho le palle piene, sei stato licenziato dalla banca del seme perché bevevi al lavoro. Ma questo qui è solo un figlio di puttana. Ha le palle piene perché non scopa da una settimana. Che cazzo dico, sono stronzo. Questo qua non scopa dall'anno scorso. Ok, per te sono tipo sentieri aridi. Oh cazzo amico, hai appena preso una fatality. È normale che lo faccio e ti ho dato merda. Sei la Puelcal che si pippa le strisce dei disabili. Dei disabili, ma non ci credi. Flow da Jedi, ho beccato una fatality e sto ancora in piedi. Che la roba ti dà la botta. Non mi stendono le sue fatality perché sono immortal. Ti sto stendendo dentro un cazzo di pentacolo. Qua siamo all'ult perché stai in piedi per miracolo. Ogni volta regolare che te lo faccio e te la doppio. E tu sei un polpo e quindi mi mostri il tentacolo. Yeah, alla fine è un simposio. No stronzo, siamo all'ult perché rappi come Paolo Brosio. E Paolo Brosio e si porta dietro la coca per scopare una modella. Mai. Vabbè, ha vinto per forza debita. No, lei, cioè, scusate, se mi sono confuso. Cioè, è anche stata abbastanza equilibrata la battaglia, soprattutto il minuto. Però i quattro quarti, vabbè, quella lì è la banca del seme, bevi al lavoro. Vabbè. Dobbiamo aggiungere qualcosa, cioè, quando fai una barra simile, cioè hai vinto, cioè non c'è nulla da aggiungere, assolutamente non c'è nulla da aggiungere. Quella è stata troppo bella, mamma mia, grande Raven. Comunque ragazzi, abbiamo finito anche questa degli ottavi, penso che ne manca ancora una, non sono sicuro, e poi passiamo ai quarti domani e le facciamo tutte, non vi preoccupate. Appena abbiamo finito il Mike Tyson del 2017 faccio tutte le più belle battle che volete, quindi abbiate soltanto un po' di pazienza. Voglio finire di vedere questa competizione che spacca, cercherò di farla velocemente, anche 2-3 reaction al giorno, così in un... non lo so, prima della fine della prossima settimana le abbiamo finite tutte, ma molto prima, non vi preoccupate. Comunque abbiamo finito anche questa reaction, come al solito vi ricordo di mettere un like al video, condividerlo con i vostri amici e iscrivervi attivando le campanelline, così le potete vedere assieme a me poi in premiere e potete chattare assieme, potete scrivermi anche su Instagram se volete altre reaction, seguirmi che caricherò altri video anche lì. E niente, abbiamo finito anche questa e ci vediamo alla prossima. Bella!